Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Meo nome è Giovanna, e sti podcast Caffè Sicilia. Levadeis minuti che dedico a voi in topics che acho interessantes e di alguma forma relacionados a mia figlia a Sicilia e umore una sua parte orientale in Catania. Ser mai e poi, eh, requera a capacità di equilibrare la propria natura di uomo e me mulher, con as responsabilidades associadas al suo papel parentale. Essa firma sao è meglio comprendida quando game si torna pai, mai, Quando ainda è figlio, è impossibile di entender. Para oggi, io quero chegar. Quando criança, mi pare sia absurdo che mio pai, no passato, tivesse sido una criança come eu. egli poderia ter desobedecido, trasgredito, e che, grazie a essa trasgressao, egli poderia ter esperimentato prazer e diversa. La mente di una criança, un pai nunca è nunca conta mentiras, sempre anda no caminho certo. Esta è uma das historias di mio pai quando jovem. A historia de uma aposta. Esta lembrança è passata para vocês, para che fique viva por mais tempo possibile e para che vocês também se divirta. Settembre de 1972, 48 anni fa, è E notte oggi di autunno, in, in ragalna, sia designa siciliana, perto tutto il vulcano etna. Meo padre, Angelo, e os amigos, Santo e Nino, andavan due dias antes, il farmacêutico Matteo Condorelli, si casara. E os esposos se scoglieram come lui di mell, Monte Carlo, non principado di Monaco. Mio pai e os amigos, che a época epoca ciniamo due motos sonda 750, fizeram una posta con il casal. Vocês e para Monte Carlo, di Aviao, ma noi ci di motocicleta antes di vocês. Era una posta impossibile di vincere, ma è un'ottima desculpa para viajar e viver una avventura. Havia un um piccolo dettaglio: non possiamo contar nada aos pais. A meno che non lo facessimo, tutti o sossos chebrados. In te ho una piccola mentira, ossia che mio pai ci ha marcato un esame medico per il servizio militare nella una sede di Palermo. Il vero obiettivo era arrivare il più rapidamente possibile in Monte Carlo. Logicamente, non ci abbiamo equipamento per l'occasione: capacetti, giacchette di motocicletta, non nada. Partire a Massin con giacchetta sleves di Verao, perché in Sicilia in settembre fazia inda calor. Otro problema era scoglier che, tra mio pai e Luigi Emanuele, teria che levar consigo, amico santo, come passagero, una moto. E lì in epoca era un cara corpulento. Tirare a ma sorte, e mio pai gagnò un ino. sorte, perché un ino, anche <também> essendo vestito di prima comuniao, incluindo lirio bianco, pesaria cerca di 45 kg. Otra cosa a essere considerata è che a grana, che cada un le varia, era appena di 25.000 lire, circa di 6 euro. E non aveva come pedire mais. C'era che c'erano sufficienti per passare a noi, fare il moseggianto e, e collocare il gasolino. Se incapaceci o vi sei radi mio padre decidì di de recuperare osoculos di Eschi da buon o fallessi dozio zio Filippo, che era amante da montagna. Considerando a sciuva e a velocità di sostentata, perderam una rua os oculos fornesidos santo. E lì ne desanimò e ammarrò un lenzo a pare operato a barba A cada parada, para fazer gasolina, santo, un gigante di capello comprido, loiro e caracolado, era una figura che ne passava despersebida. A viagem di ida foi boa, a pesar du frio e d'acqua che pegaram. Il problema di era un problema esistenziale, importante, perché non aveva possibilità di confiarlo a tutti gli amici e parenti in Italia. Non aveva come un pedire in prestazione, o spaisteriam steriam stabilito. Il di motocicletta di Catania per Monte Carlo non è un um passeio in no un parche. Sao 1448 km attraverso l'Italia intera. Io gostaria di descrivere in dettagli essa viace magnifica che mio pai potrebbe ter fatto. A passaggio di Balsa per lo stretto di Messina, una rapida visita o visita a Osbronzes di Riace, na Calabria, a pizza, comita a costa malfitana, da Olongi dove suvio, e far sopra di un possibile Moeda giocata a fontana di Trevi in Roma, da camminata in Ponte Vecchio in Florenza, o da visita a Torre di Pisa. Ma è una mentira. Una posta è una posta e il cammino fu percorrido in un piscar di Oyos. O squattro pararam appena su Maves, in Viareggio, una bella Toscana, per dormir. Per provare a documentare la sciagata in Monte Carlo, tiraram fotos, eh, tendo Nasmaus un um giornal locale, comandato da Dia, che ri anche un farmaceutico Matteo subesse ma s'na conseguiramme incontrarlo di forma alguma, aliás, ne conseguiramme ter notizia su Ducasal, che con certezza stava curcindo sua lua di mel nasidaci. Sospettarameli steride o casino e ter perdito molto deniero, e purisso talbe steride embora. Ma Isagoro che faser Quattro giovani siciliani si montecarlo. Il primo desejo, sogno, era ir a teu casino e passar a noi ci là dentro. Infelizmente, Luigi Emanuele, Indano Cina, vinciò un anno, non era maggiore. Ficaria fuori. Santo, uomo ottimista, non ficò desanimato. polizia locale che stava all'entrata del casino, egli presentò la cartella di abilità SO di mio padre, la carta di identità Gidonino, la sua propria cartella di identità e la sua propria cartella di abilità SO. In quattro documentos e tre, tre portadores maiores E assim Todos conseguirà entrare. Papà, lembra che santo aveva perduto paia recentemente e sognava con avò Don Luigi, che gli raccomandava di si focar nu 14 preto, eh, nu gioco da, eh, da roulette. In quanto staria, gli contando sogno, 14 preto venceu. Ma se ainda, naucigniamo apposta donata. In Into papà disse, eh, para santo, che talvez fosse meglio non apposta. Ma Isè, gli considerò saida saída 14 preto un buon segnale. Intao appostaram e gagnaram alguns, alguns centavos. Foi intao che o croupier pediu para santo, in perfetto francese, di si sentare e fazer sua posta. Mesmo nautendo alguma intenzao, o santo sentose entre due pessoas molto ricas, un um napolitano ma signora di ottanta annos, che cignan Pillas e Pillas di Quando o santo perdeu os poco centavos che cigna, virose para signora di ottanta annos e disse e stava e stava appena mi schiantando, vo' trocar mais dinheiro, e a di nero, e me imbora. A via volta di moto, fu molto mais problematica e congelados di frio, e via gelona, e strada, e tamme agua e vento. Foram bloccheados per la polizia, che os convidò a descansare e sperare o tempo migliorare. Un camminiao para perto dellis, cina carregado muoves spara Franza, mais agora, e stava di volta e stava vazio. Un motorista era romano e si chiamava Gino. Non poteria continuare a giornata di trabaglio perché, stando un cammino vasio, teria problemi di stabilità con tutto il vento. E stava in Sestri Levante, o talvez in Genova. Rassosinarono un poco e depois poi santo falar con Gino para impedire un macarona para Roma. Con gran difficoltà, carregarono asmoto su no cammino. Nino, soffrendo a viaggi di carro, viaggiò a lato d'un motorista. O resto di seguiram no camiao con as motos. E incontraram alguns cobertores sujos nos quais stava scritto Regina Celi, nome una presa di Roma. Ma Elis se molto muito quentes e confortáveis. Intao, assim adormesseram di sono profondo e acordaram no primero refresco da rua Aurelia. O motorista do camiao saìu pure queria Queriam oferecergli a comida, ma scinia un poco di Porco economizzar e siddelli, fora m'almosar con elli. U restanci, ficono cammiao, con muita fome. Com'eram appenas a noici, e dormiram sempre nu no cammiao, Gino. Mio pai, nunca, consegue se u che com'è quella noici. Un coccellato di semola, un pedasso di pau. Bebevo agua, d'una fonte, e uma vez novamente in moto, sciegatosi in palmi, uma si da designe, Cal da Calabria, noi un giniero para a gasolina. In o usanto approssimò se d'uma Mercedes che stava fazendo centenas de miliaes di liras di gasolina e disse o cara, che devia ter sido un um ricco d'unocci, se isso non faz differenza, parò senhor collocar ottanta in vez di sem seria importante para nós e gagnò a gasolina paras motos uma que vê a una ultima memoria che a menti do papai, in no final da viagem che un um cigno ma una fame de morrer. E stavano tutti in un traghetto, una balsa, che leva da Calabria para Sicilia. Gli incontrarono un cugnesido di paternò, asilègi di origem di tutti i amigos. E cara c'è un figlio di 12-13 anni. Un garrote stava incostato in una, balu una balustrada eh, di un avio, di, da balsa, e comia una falda, un sandwich, che di presunto, cheijo e zetona sresciadas. In te, usando, gli andò par'orizzoncci, indirizzò da estate da Madonnina, che indica la chegata a porto di Messina, la Sicilia, disse: io, Ma sarà che vai comer todo <ride> foi a comare tutto, e se sembrisci?. essa fue l'ultima cena. A in terminò un no sabato a nocci, na casa di una collega di scuola comune, commemorando l'anniversario d'Ela. O spazio di Angelo, di Nino, di Santo e Di Luigi Emanuele, non sua beram da apposta per molto e molto tempo. Questo episodio è arrivato a teufì, ma se ancora tegno molto a te. Se gostaram di me ouvir, continuam os a accompagnare i prossimi episodi. A musica che vocês uviram no inizio e vai a ouvir no final deste episodio si chiama Sicilianella e poi gentilmente sedita por Mario Rizzo, che agradeço calorosamente. Arrivederci.